Trollini qua Papios, benvenuti in questo nuovo video, hashtag Team Trollini. E oggi praticamente mi farò venire a prendere da Graziana, dopodiché le faremo uno scherzo di quelli spettacolari, perché c'è questo video che vi lascio in descrizione dove mi ha compilato malissimo, quindi è il momento di vendicarmi. Ci faremo venire a prendere, le dirò successivamente che sento qualcosa che non va alla macchina e l'abbandoneremo. Quindi secondo me sarà bellissimo, perché Graziana sclererà male, sono sicuro. Quindi vediamo un po', facciamole credere che questo è un vlog. E ovviamente lasciate like. Ora raga, finalmente siamo tornati con Graziana in questo nuovo vlog, perché sarà un vlog dove ce ne andiamo in giro. Graziana mi accompagnerà per la città, anzi andremo fuori paese, perché oggi c'è da fare un botto di roba. Niente, io direi che è il momento di iniziare ad andare. Tanto la macchina è mia, quindi. Esattamente, però voglia. Guido io, quindi cioè. E voglia fare giri e i botti di cose. Sciupiamo tutta la benzina. Ah! Ok, allora raga, mentre stavamo andando, Graziana dice di no. Però io sono sicuro che la sua macchina se ne sta andando ai pesci, perché sento un rumore. Perché la guidi tu e si rompe. Come fai a dire che non si sente il rumore? Non lo so, ma io lo sento. Senti il rumore del motore? È il rumore del motore. Ma è un rumore strano. Non lo senti? Ma tieni questo un attimo. Scusa, vedi, ancora abbiamo preso qualcosa sotto la ruota. Dai, dal lato tuo che sento. Aspetta, fermi, avvicino un po' prima che... Vai, vai avanti, vedi. Non ci sta niente. Sei sicura? Ciao! Oh! Ma è deficiente. Ah, sto ancora registrando, benissimo. Aia. Raga, l'ho fregata di brutto. Quello non se l'aspetta minimamente. Che aspetta, sto godendo veramente. Gli ho rubato la macchina, l'ho lasciata là. Siamo pure lontani dal paese. Quindi, cioè, a piedi penso che ci impiego un bel po', perché noi stiamo qui, lì abita proprio dall'altro lato. Questa è zona proprio fuori paese. È uno spettacolo sta cosa. Veramente, io ora la lascio qui, me ne vado a casa e poi vediamo un po' che cosa mi dice. Comunque, cioè, Graziana, so che vedrai il video, quindi ti voglio bene. Questo è per tutto ciò che mi hai fatto. Raga, è deficiente. Mi ha lasciato in un posto pieno di camion, macchine, cani. Mamma. Papà. Io lo chiamo, basta. Squilla. Se non mi risponde. Da Madonna, che figuraccia. La gente che mi guarda male non mi risponde. Raga, mi sta chiamando. Però ovviamente noi sbam, devi aspettare. E sono le 18:05. Quindi perché mi guardate macchine? Raga, è fatta. Gliel'abbiamo presa la macchina. Che poi, tra l'altro, ha anche il portachiavi con i pesciolini di Nemo, non so il perché. Comunque è andata, ora ce ne andiamo a casa, facciamo un po' di roba per noi e la lasciamo un po' lì, così magari si rinfresca la testa e capisce che non mi deve fare scherzi. Raga, che devo fare? Io sto camminando, ma io non ci arrivo a casa mia o a casa sua a piedi, perché è lontanissima da qua. Cioè, raga, qua c'è da mettere le mani ai capelli. Non è possibile. Non torna. L'ho chiamato 18 volte. Fa squillare il telefono. Non mi risponde. Oppure mi chiude appositamente. Io appena lo trovo, lo stroppio, lo stroppio. Gli faccio nascere un terzo occhio. Raga, no, veramente. Questa non gliela faccio passare liscia. Mi vendicherò in una maniera incredibile. Ah, finalmente casa, ragazzi. Al pensiero che Graziana sta lì ad aspettarmi con la sua macchina presa, è una cosa magnifica. Però sapete qual è la cosa più bella di tutte? Ve la faccio vedere subito.
È questa! Spacchiamoci di Fortnite mentre Graziana è lì! Lo so che vi posso sembrare cattivo, raga, ma vedete il video in descrizione e capirete perché sono così cattivo, veramente. Capirete, fidatevi di me. Raga, madò, che puzza. Io sono veramente stanca, non ce la faccio più, starò camminando da mezz'ora tipo. Raga, mentre stavo giocando mi ha tipo bombardato di messaggi, sentite qua. Allora, io sono ferma qua, ti invio la posizione così mi vieni a prendere esattamente da qui, perché sono stanca di camminare, mi sto facendo male i piedi, è tardi, devo andare in palestra, se mi fai fare tardi ti uccido, va bene? Ma il borsone ce l'ho io in macchina, non può andare in palestra. Vabbè, andiamo a mangiare e poi vediamo, dai, poi faccio il buono, ora vediamo, non la facciamo attendere molto. Ah, mangiamoci un bel Kinder fetta al latte, giusto per. E poi, dai, siccome è quasi, sono tre quarti d'ora che Graziana mi sta aspettando, quasi quasi faccio il buono e la vado a prendere. Dai, comunque questo, per quando vedrai il video, è alla tua salute, Graziana. Allora, raga, sono praticamente quasi arrivato in paese, però comunque sono lontana da casa mia e da casa sua. Voi ditemi se è normale che io debba conoscere questi soggetti che fanno questi scherzi pessimi. Poi ci sono dei vecchietti simpatici che mi stanno guardando, come per dire, oh, che cos'è questa cosa, una telecamera. Sono veramente stanca. Ormai la palestra, non lo so a che ora finirò e se riuscirò ad andare, perché se devo poi riandare a piedi, dato che lui ha la mia macchina, abbiamo proprio fatto tombola, ecco. No, ti prego, non mi suonate. Ecco, questo è il mio paese, che appena vedono una ragazza, cos'è del genere. Oddio, raga, è arrivato finalmente. Eccolo, eccolo. Tu sei una bruttissima persona. Scemo. Tutto bene? Scemo cretino. Sono mancato? Non mi sei mancata. Oh, no, dai. Beppe. No, raga. Dai, sono stato buono. Buono di che? Ti ho lasciato soltanto per un'oretta. Poi uccidevamo qualcuno. Sei una persona cattiva. Potevo lasciarti per tutta la giornata, invece ti ho lasciato per un'ora. Cioè, sono stato buonissimo. Potevo prendervi la macchina e andarmene a Napoli o a Milano. Vedi che la macchina è la mia, appunto, eh? Ho detto che era la tua, potevo andarmene in giro. Certo, azzardati. Sono stato bravissimo. Un applauso per me, grazie. Nessun applauso. Buu! Ti dico che tu la mia macchina non la guiderai più. Sì, la sto già guidando. Da appena scendi. E seconda cosa, preparati che ti farò uno scherzo. Ti farò uno scherzo? Che ti pentirai di avermelo fatto questo. Allora, la prossima volta ti lascio per una giornata intera, 24 ore fuori dalla macchina. Ragazzi, è riuscito perfettamente lo scherzo. Graziana, la prossima volta la faremo attendere molto di più. È stata una cosa molto breve. Non ci sarà una prossima volta. Lui non guiderà mai più la mia macchina. Ci sarà, ci sarà. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se devo lasciarla per più tempo, meno tempo, non lo so. Ditemi tutto e noi ci vediamo lunedì con un prossimo video. Ciao Graziana.